Avicii Levels, le 836, 2011, colonna sonora della festa di Radio DJ dei 30 anni di Radio del DJ. 2012, ma era il brano 2011, però era... Ricordate, quella sera lì l'abbiamo ospitata un po' di volte perché annunciava tutti gli ospiti. Era un continuo. E faceva parte del jingle e del trailer, del promo della festa, quindi ci ha un po' sfondato. Ce l'hai pronta, Patrizio? Riesci a ripuntarla, per favore? Ok, guarda, perché il senso era questo qui. Sul palco arriva Mario Tozzi! Eccolo! Eccolo. E poi vestito benissimo, elegantissimo. Oh. Buongiorno Marione. Buongiorno. Non l'abbiamo invitato però alla festa dei... No, mi invitate sempre, però no, in realtà sì, che io non potevo, non c'è qualche motivo che non sarò qui a dire. Chissà dove va lui. I poteri forti, chissà dove lo mandano. Perché lui è amico di quelli, di quelli, di loro. I poteri forti. Vuole farci credere che ci sia il riscaldamento del bar. C'è la riunione di Bilderberg lui. Allora Mario, possiamo dire che visto che fa così freddo, sta storia del riscaldamento globale è un'emerita cazzata? Io che devo fare? Respiro e spiegalo per la milionesima volta. Cosa c'entra il clima col tempo? Non si capisce, questo è il tempo, quello che incontri fuori casa la mattina. Che tempo fa, si dice? Fa freddo. Oggi copriti perché fa freddo. È gennaio, farà pure freddo, sarà il caso anche. Certo. Poi dopodiché, quando prendessimo tutti questi tempi in 10, 20, 30 anni e misurati insieme facessero una tendenza, avremmo il clima. Ma la tendenza del clima ormai la sappiamo, è quella invece di riscaldarsi. Tant'è vero, tanto per dire una, la cosa che nessuno può smentire, no? Perché al di là dei dati scientifici che magari la gente affatica a comprendere, è la copertura dei ghiacciai. Noi la misuriamo, la vedono i satelliti, non è che la possiamo dare, diciamo, sono 600 anni che le Alpi non hanno così poca neve per così poco tempo, 30 giorni di meno all'anno di neve. Da noi stanno proprio scomparendo i ghiacciai, allora, cioè non ci sono più, certo. Quindi non è che ci vuole un anno per rifarli. Non ci vuole un anno, ma poi la nostra sensazione personale, no? Dice, quando ero piccolo faceva più caldo, sappiamo che non è così. Oggi, intorno al 2020, ci sono quasi 30 giorni all'anno di temperature superiori ai 32 gradi. Nel 1960 erano meno di 10. Cioè, lo sappiamo per sicuro, certo, che quando uno ti dice no, da piccolo faceva più caldo, ricorda male. Ti ricordi solo le cose che ti colpiscono. Quel giorno faceva caldo. E tra l'altro, Mario, uno dice che serve uno ripeterle? Perché chiaramente uno potrebbe attivare, anche se tardi, dei comportamenti virtuosi, come è accaduto per esempio per il buco dell'ozono, no? Il famoso freon. Per esempio, io ricordo quando eravamo bambini, avevamo tutte le bombolette di qualsiasi cosa, prima parlavamo di prodotti per capelli che erano tutte a gas e c'era questo gas, il CFC, tra cui il freon, dopo un po' abbiamo cominciato a usare lo stick oppure lo spray quello sopra il buco dell'ozono si sta nettamente si è richiuso. Si chiuderà nel 2066 alla fine sull'Antartide, però quello che è importante è che un'attività economica produttiva è stata riconvertita in maniera più sostenibile, cioè si può fare. E gli effetti si sono visti. Sì, senza che nessuno si sia rovinato, non è che sono andati. Però questa cosa, se tu continui a instillare il dubbio, ma non è vero che fa più caldo, ma gli scienziati non sono magari d'accordo, uno dice, ma scusa, non sono d'accordo gli scienziati, oggi fa freddo, ma chi me lo fa fare di preoccuparmi? È proprio per questo che è pericoloso questa controinformazione o ignorante o in malafede che spesso vediamo veicolare anche da personaggi di certo livello. E tra l'altro ricordiamo che la comunità scientifica è pressoché unanime, su questioni di dettaglio su cui diceva ma non è proprio così, però sul fatto che ci sia un riscaldamento globale anomalo, globale appunto, accelerato e che dipende dagli uomini, c'è da ormai da almeno 5-6 anni unanimità tra tutti gli specialisti. Poi salza quello che è specialista in filologia romanza e ti dice per me non è così, però anche se è autorevole non ha valore scientifico. Ecco, questo voglio dire. E a proposito dei cambiamenti climatici, abbiamo parlato con Enrico del fatto che lui ha trovato appunto queste tartarughe che erano di acqua dolce in realtà sulla battigia ed era convinto che fossero le caretta. E no, perché possono crescere. La caretta naturalmente è molto più grossa. Queste noi le riconosciamo, sono quelle che qualcuno scarica nelle nostre acque dolci nostrane, quelle con le frezzette arancioni al lato degli occhi. Sono quelle che sono piccoli, che da bambino la vuoi perché tanto carino, però gli dai la carne e queste qui a casa diventano grosse. Intanto soppiantano le nostre italiche perché ci sarebbero le tartarughe di acqua dolce. Questo è un
cioè, è una perdita di un endemismo che invece è importante. Poi dopodiché finiscono nei posti sbagliati, continuiamo a introdurre specie esotiche che entrano in competizione con le nostre, le soppiantano perché spesso vengono da ambienti in cui la competizione è più forte, per esempio dal Mar Rosso, pesci e molluschi, e tutto questo si traduce, con i tempi brevi che gli diamo, in un grande caos ecosistemico. Non è un bene, cioè voglio dire, è chiaro che le specie si mescolano, però lo fanno con tempi lunghi. Noi invece in questa maniera che cosa facciamo? Induciamo antropicamente un cambiamento troppo veloce. Siamo acceleratori di cose che forse potrebbero accadere, ma con tempi lunghissimi. Animali che viaggiano sulle navi è perché noi usiamo le navi, esatto. Sennò non arriverebbero. Infatti mai ci ha fatto una lista Mario di tanti animali che sono. Facciamo una cosa, mettiamo un disco intanto, chiediamo anche al 342 00 00 700 se avete specie non endemiche delle vostre zone, o almeno se volete sapere da Mario se secondo voi quella specie è realmente, diciamo, di quel posto, o anche italica, oppure se è arrivata. E a proposito di animali, guarda un po' cosa ti mettiamo. Ma non è Mario Ragnelli, lo sposo sulla torta, 8:45, ci ha tirato un brutto scherzo. La fine di questo disco è mono. È tutto a sinistra. Già ce l'ha presa questa cosa. Si è accolto tutti. Maledetto Mano. 8:46, c'è Mario Tozzi. Eccoci. Tante domande. 342 00 00 700 su specie autoctone. Senti qui. Sì, volevo chiedere, mia moglie è alta 1,49 m, ma quando si incazza molto spesso diventa un chupacabra. Vorrei capire, secondo lei mia moglie è una razza autoctona o, come sospetto io, di derivazione messicana? Chiaramente Mario, di derivazione Mario Tozzi, messicana, chiaramente. E poi mia moglie è pisana e stiamo a Livorno, è grave per l'ecosistema, domanda Jacopo. O è grave per lei, perché dipende dai punti di vista. Allora, si parlava appunto di specie che non autoctone, beh, gli avvistamenti bene o male sono tutti piuttosto simili. Sentiamo qualche voce sparsa in giro per l'Italia. Arese, in provincia di Milano, è piena di pappagalli. Questa è tutta Italia ormai. Ma tutta Italia ormai? Isole escluse, mi sembra di capire. Sono arrivati tanti di messaggi di varie zone dove i pappagallini verdi. Questi parrocchetti verdi che sono pericoloso stati per l'ecosistema? Beh, loro occupano una nicchia particolare, il pappagallino mangia i semi, no? L'avete visto. Poi sono piuttosto aggressivi, non ti fanno avvicinare con quel becco, insomma, è complicato, e stanno occupando, diciamo, una nicchia che non è in competizione diretta col passeraccio, però insomma sono diventati tanti perché hanno resistito all'inizio, sono stati importati parecchi anni fa, e adesso col fatto che il clima è più caldo si possono propagare. Loro non possiamo farci, direi, quasi nulla. Diciamo la competizione ormai nelle città è tra pappagalli che occupano però quella nicchia. Poi abbiamo i piccioni che, diciamo, stanno un po' dappertutto, e il gabbiano che è diventato, come sappiamo, ormai non va nemmeno più a nidificare a mare in città. Nidifica in città, la città è conveniente. Prima di sentire altre segnalazioni, ci segnalavi appunto il fatto dell'orso, no? E l'orso, il cinghiale, che sono due casi differenti. Partivo dall'orso abbattuto da un'autovettura nel Parco Nazionale Abruzzo Quancarrito. Quello era un orso confidente, ma il problema non era che era lui confidente, il problema che noi abbiamo invaso il suo territorio e vorremmo gli animali come nei film Disney, no? Stanno lì buoni, sorridono, l'animale fa il suo mestiere. Se esce fuori dal parco è meglio, vuol dire che sta in buona salute, altrimenti conservi dei fossili viventi e se li fai stare solo in un posto. Dovremmo invece adeguare le infrastrutture, corridoi di passaggio sotterranei, protezioni alte, in modo che non ci siano questi incidenti. C'è almeno uno all'anno, quelli sono 60 orsi. Hai perso il 10% del patrimonio genetico con quell'orso lì, Quindi bisogna 10%? Della specie. Mi hai fatto ricordare appunto che in uno dei miei viaggi bellissimi in Islanda c'è questa gita in barca per cercare di vedere le balene, non è detto, e mi ricordo appunto che c'era un altro turista straniero che chiedeva: ma le vediamo al 100%? Mica prendi appuntamento con la signora balena. Siamo sicuri, io vengo, ma poi se non le vedi ti sei fatto un giro in barca. Cioè dovremmo, invece, l'altra cosa sono gli ungulati come cinghiali oppure daini, caprioli, eccetera, che arrivano in città perché sono più protetti, perché noi abbiamo per anni, ricordiamoci, per decenni sterminato i propri predatori che sarebbero stati i lupi. Certo. Si calcola che un branco di lupi tiene sotto controllo le popolazioni dei cinghiali e degli ungulati anche senza predarli, perché impauriti si riproducono meno. Dunque è importante. Ma la gente poi non vuole i lupi, vuole sparare ai lupi. Allora, perché, scusa, facciamo tante statue di lupi in giro per le città. Ma che ci voleva? Sempre risolutivo. Dai, qualche messaggio, qualche avvistamento, sentiamo.
Non era successo tipo 10-20 anni fa anche per gli scoiattoli, che erano arrivati gli scoiattoli americani e avevano soppiantato gli scoiattoli europei, italiani, non lo so, tanto con una violenza inaudita. La ricordo anch'io questa notizia. Forse i nostri sono di taglia più piccola, il colore pure è diverso. Quelli americani sono piuttosto, diciamo, diventano confidenti presto. Girano armati. Però anche lì, no? Sono quelle cose, le migrazioni fra i viventi noi non le possiamo impedire. Il fatto che le abbiamo accelerate così tanto provoca degli scompensi, e questo va tenuto conto. Nel caso in cui siamo noi a farlo direttamente, come la tartaruga, il pappagallo, la nutria anche, ci la dicevi? Nutria, ecco, allora dico, se siamo noi proprio a farlo, ci possiamo intrattenere. Pensa, un freno, cioè. Pensa al pesce sicuro nei fiumi italiani, ecco. No? Che sta sterminando gli altri pesci, è diventato o le orate giganti che stanno sterminando quando... Citavi anche il granchio blu, tantissimi stanno sterminando il granchio blu nella laguna di Venezia. Perché quei granchi vengono con le stive delle navi, no? Come larve oppure proprio come granchi. Arrivano qua, sono granchi molto aggressivi, di taglia e di capacità più grande, soppiantano i nostri. Non è sempre un bene, perché magari mangi più carne con quello se te ne certo. cibi. È proprio l'idea che il nostro ecosistema non è fatto per loro. Normalmente ci si vanno ad adattare, ma possono anche provocare degli scompensi. Tutto questo si aggiunge al fatto che col clima queste specie che vengono dal sud del mondo ovviamente si trovano, col cambiamento climatico, sono avvantaggiate, certo. Perché fa più caldo. Questo succede pure per le piante. Qual è la specie più pericolosa secondo te, animale? Perché tantissimi stanno segnalando, mi sembra di capire, anche gamberi americani. I gamberi della Louisiana è tanto tempo che stanno nelle nostre risaie, addirittura sono gamberi di questa portata qui, che quindi bisogna 20 centimetri di gambero. Ecco, appunto, 20 centimetri di gambero. No, lì diciamo forse tanto le specie di piante, per esempio l'ailanto, questa pianta che in città soprattutto trova, fu importata in Italia pensando che potesse sostenere l'allevamento del bago da seta. Invece non era vero, certo. Ci siamo trovati queste piante che sono davvero molto infestanti, e tra quelle che vediamo, diciamo, di più il granchio blu senz'altro adesso sta causando problemi, e poi i parassiti. Punteruoli rossi, devastate le palme, che viene da altri posti e che trova qui terreno fecondo, nel fatto che noi siamo in posto stretto, quindi per esempio abbiamo messo gli ulivi tutti vicini. È chiaro che se sono tutti vicini, tutti di una specie, quando arriva specie lì di... Dai, mettiamo un disco, poi ci salutiamo. Ma se l'ecosistema cambia, qual è il problema? Anche i poveri dinosauri si sono estinti, ma nessuno ne rivendica i diritti. Bravo Ruggero, hai ragione. Ma che nessuno cosa? Parla dei dinosauri. E poi non parli mai di Zichichi, tu. Ma Zichichi è un fisico delle particelle, di clima ne sa quanto io di filologia romanza, nulla. E quindi è bene. Ma sai, che... anche esperto in filologia romanza. Ah, che bello. Poi ce ne parli. Grazie Mario Tozzi. Mario, ciao ragazzi. Appuntamenti televisivi. Appuntamenti televisivi, 18 febbraio ritorniamo con Sapiens, ma ci vediamo qua prima. Grazie a tutti, ciao, domani. Ciao.